Questo è il Rouge Dior, non ve lo faccio vedere troppo da vicino perché tanto ho fatto le prove prima e so che non si vede nulla purtroppo. Il colore è il 644 Rouge Blossom. Vi faccio lo swatchino, magari vi aiuta a rendere meglio l'idea e spero che qualcosa si possa vedere. Allora, questo secondo me è un giusto compromesso per chi desidera un rossetto tra il rosso e il rosa, ecco, perché non vira né troppo né troppo da una parte né troppo dall'altra, però è un colore che secondo me sulle more sta abbastanza bene, anche sulle castane lo vedo abbastanza bello. Il profumo è quello tipico dei rossetti Dior, insomma, sembra un po' quello dei rossetti di una volta. E va un po' a continuare il mio discorso dei rossi fragolosi, di cui ho fatto un video proprio pochissimo tempo fa. Il colore è questo indossato e questo è il colore sulla mano. Allora, di questo rossetto tutto si può dire, tranne che secchi le labbra. Allora, il costo forse non giustifica la pazzia, diciamo, che si può fare per avere un rossetto Dior, ma penso che tutto sommato, per una volta, penso sia anche una pazzia che per una volta si possa anche fare. E, sicuramente, allora, questo rossetto è talmente cremoso, talmente idratante che, ahimè, dopo un paio d'ore sicuramente va ritoccato, perché comunque è talmente, dopo un po' tende proprio a sfaldarsi, non sbava particolarmente, però è uno di quei rossetti da ritoccare sicuramente. Ma di certo non potrete dire che vi seccherà le labbra. Il resto del trucco, per chi di voi se lo stava chiedendo, spero che qualcosa si veda ancora, perché insomma, è già pomeriggio inoltrato e la luce sta quasi andando via, ma spero qualcosa si possa ancora vedere. Sul viso, come appunto vi avevo annunciato poc'anzi, questo era un blush acquistato in occasione di un'altra giornata Dior ed è un blush di una collezione limitata che non credo si trovi più, è il numero 739 Rose Cuivre. Da una parte ha un colore che ricorda un po' una terra, diciamo, e da questa parte ha questo bel rosa corallo. Molto bello, è quello che ho su in questo momento. Però, come ripeto, devo scavare abbastanza per renderlo visibile. Però dà, insomma, un bell'effetto salutare. Sicuramente sarà amato da chi ha una carnagione magari particolarmente chiara e quindi deve fare attenzione a applicare dei blush che si vedano immediatamente. Sicuramente è molto facile quindi da applicare, molto facile da dosare e diciamo che con questo non si rischia di fare grossi pasticci. E sugli occhi invece ho una di queste palette e ho subito beccato quella giusta, che brava. Questa è una palette della linea Iridescent, dei colori iridescenti ed è la numero 609 Earth Reflection. È una palettina molto portabile, i colori sono tutti, come dice appunto il nome stesso, sono tutti iridescenti, quindi sono tutti un shimmer. Nella gamma Dior ci sono palettine dai colori opachi, palettine dai colori iridescenti e diciamo quelle delle generazioni più nuove hanno anche in una delle cinque cialdine hanno un eyeliner. Eyeliner che secondo me, perché l'ho provato la volta scorsa, non dura nulla, purtroppo sbava Secondo me dura se alla base viene applicato un primer o qualcosa per tenere il trucco. Diversamente, da quelli che avevo visto io, non sono, almeno non mi avevano soddisfatto assolutamente. Gli ombretti della Dior invece, chiaramente non vi sto a dire nulla perché sono ombretti che praticamente io li metto quasi al pari della bellezza degli ombretti della Urban Decay.
proprio per la facilità di stesura. Sono degli ombretti, cioè questa è una palettina che si tocca da sola, cioè con questa palettina qui il trucco si fa veramente in poco tempo, perché i colori sono belli, sono setosi, sono facili da stendere, sono scriventi. E hanno anche una buona tenuta. Questo è il trucco realizzato con questa palettina qua. Questa è una mini taglia che si trova, ho trovato nella rivista Elle, questa qua, vi faccio vedere la copertina, che si può reperire questo mese. Questo è Elle di marzo. Se riuscite ancora ad accaparrarvi una copia di questo, trovate una mini taglia del nuovo loro mascara. Questo è il nuovo Dior Show New Look, con questo scovolino in plastica, non so se è plastica, silicone, dentellato, e mi piace perché oltre a allungare discretamente le ciglia, le pettina e quindi gli dà una buona definizione. Mi è piaciuto, però tenete presente che io arrivo da tutta una serie di mascara che credo che tra un po' vedranno tutti la pattumiera, perché sono tutti un po' scarichi e quindi chiaramente forse un mascara nuovo, per quanto possa essere anche una mini taglia, mi fa urlare al miracolo.